Cosa ci fa un musicista, un TED? Di solito dovrebbe suonare, infatti suonerò poco. Come prima cosa tradirò quello che è il titolo che ho dato a questo incontro, a questo speech, perché mi sembrava un po' troppo settoriale parlare solamente di musica. Mi interessava, visto che il titolo di questo incontro in generale è Tornare a crederci, mi interessava parlare di quello che ho capito nella vita, alcuni valori che ho capito attraverso la musica. Io faccio un lavoro fortunato perché riesco a lavorare con l'emotività, con una parte molto profonda di me, e quindi vorrei riuscire a trasmettere una serie di cose che possano essere importanti sia per il lavoro creativo, perché ha la fortuna di farlo, ma in generale anche forse per la vita stessa. La musica di solito viene vista come una disciplina molto emotiva, irrazionale, ispirazionale. Uno sta alla finestra a guardare il tramonto con gli uccelli che migrano. Quello è l'1% ed è rapidissimo. Uno deve essere capace, nel tempo ve l'ho capito, ho codificato questo modo di lavorare. Quell'1% poi, a quell'1% corrisponde un 99% di traspirazione, cioè lavoro, consapevolezza, ricerca di soluzioni. Questa è una bella metafora anche per la vita in generale. Se uno ha un sogno da inseguire, una visione del mondo, è importante capire quali sono i passi concreti che uno può fare per realizzare quel sogno, per avere quella visione nella realtà, soprattutto in un momento in cui si è, diciamo, molto concentrati sull'individualismo. È importante, invece di guardare verso il basso, verso se stessi, guardare verso l'orizzonte, che è più interessante sicuramente. La musica, diciamo, ha una serie di valori che trasponibili nella vita quotidiana. Il primo è la trasversalità. È anche quasi una banalità dire che la musica è un linguaggio universale. Io l'ho sperimentato sulla mia pelle proprio, lavorando con musicisti di nazioni diverse, di continenti diversi. Ho lavorato con dei musicisti inglesi, islandesi, americani, algerini che parlavano solo l'algerino. Ho passato 2 giornate meravigliose parlando con loro, alla pari. Questo è un altro tipo di trasversalità, oltre che geografica. È interessante la trasversalità anche di ceto, possibilità che uno ha avuto nella vita. Ha avuto la possibilità di studiare, quindi ho un certo tipo di linguaggio, ma ci sono persone che magari non hanno avuto questa fortuna. Ma quando ci si mette a suonare insieme, si fa musica insieme, queste differenze spariscono completamente e si vale tutti allo stesso modo, si dialoga allo stesso modo. Sembra una banalità, ma quando uno le vive sulla propria pelle capisce la potenza di queste cose. Un altro aspetto, oltre a questa trasversalità in generale, che va anche per generazionale, cioè persone anziane, persone giovani, possono dialogare tranquillamente, è il fatto che la musica è una specie di cavallo di Troia emotivo potentissimo. Se io devo descrivere un sentimento, non so, la nostalgia, dico per dire, dovrei scrivere molte pagine con un linguaggio anche abbastanza alto, quindi già ridurrei la capacità di comunicare questa cosa. Mentre invece attraverso la musica, senza nessun tipo di raziocinio, bypassa la parte razionale. Se io suono questa cosa molto semplice, non funziona più. Già subito uno si mette in uno stato d'animo che fa pensare a qualcosa di passato che manca, ma anche senza razionalizzarlo. Questo è la nostalgia per la musica, e ci vogliono 10 secondi per spiegarla, mentre invece ci vorrebbe un trattato molto specifico e non arriverebbe così profondamente. Questa cosa mi ha portato anche a pensare che un altro valore molto importante è quello di mettersi in discussione. In qualsiasi progetto che abbia fatto in generale nella musica, ho visto che è importante non fossilizzarsi su un modello acquisito. In campo musicale, ma anche nella vita, tutti abbiamo aderito a un modello. È più semplice, è rassicurante chi è stato Fricchettone, chi è stato Dark, i Paninari. Questo tradisce un po' la mia età, forse i Paninari non tutti li conoscono, comunque insomma sono modelli a cui è anche necessario, penso, in adolescenza, in gioventù, aderire ad un modello
che ti dice un po' cosa devi fare per esistere, per vivere. Piano piano uno si dovrebbe liberare di questa gabbia che rassicura da una parte ma ti imprigiona anche. Quindi mettersi in discussione significa ogni volta cercare qualcosa di diverso, stare sul limite, non sulla strada conosciuta. E qui mi viene in soccorso sempre per sintesi un mio caro amico Eugenio Finardi, che ha scritto una canzone anni fa molto bella che si chiama Non diventare grande mai. Io l'accenno con la mia voce. Non diventare grande mai, non serve a niente, sai. Continua a crescere più che puoi, ma non fermarti mai. Perché vedi, l'avere ragione non è un dogma statico, una religione, ma è seguire la dinamica della storia e mettersi sempre in discussione. Vedete con quale sintesi in 10 secondi ha spiegato una cosa che io già malamente ci ho messo più tempo e probabilmente non sono arrivato così profondamente come lui. Tra l'altro un piccolo inciso: si può parlare anche d'altro che non di amore adolescenziale nelle canzonette, questo negli anni 70 era in classifica. Ecco, questi valori, cioè attraverso questo percorso io sono riuscito a codificare questi valori, che sono appunto trasversalità, e ne abbiamo parlato prima, e ho fatto parecchi progetti di questo tipo in cui si incrociavano musicisti di varissima estrazione. Questa è La notte della Taranta, con Stuart Copeland, uno dei Police, con il bassista degli Area, Raiz degli Alma Megretta, un quartetto di percussionisti che lavorano con Philip Glass e una serie di musicisti roots, come potete vedere, molto popolari, che sono nel tamburello e sono la musica tradizionale salentina. Ecco, in questa babele di linguaggi si è riusciti a trovare un nord, a portare avanti un progetto in cui tutti dialogavano e tutti valevano allo stesso modo. Quindi trasversalità in senso geografico. Adesso vediamo. Questa invece è la Grande Orchestra Rock, che è un altro progetto che ho fatto per il 1° maggio a Roma, in cui ho unito, appunto sempre per la trasversalità, molti musicisti di estrazione diversa. Musica classica, jazz, tutti i più rappresentativi d'Italia. C'era Booster di Subsonica, James Senese, Stefano Di Battista, un grandissimo jazzista, il chitarrista di Vasco Rossi e il chitarrista di Ligabue. E tutto questo è successo con la massima serenità, proprio perché c'è questa democrazia insita nella musica. Un altro valore, forse ancora più importante appunto di cui ho parlato, che è l'inclusività. L'inclusività come esatto contrario di esclusività. Cioè, di solito c'è un'etimologia delle parole che ha dei disvalori in sé. Esclusivo viene visto come una cosa bella, una cosa figa, solo per pochi. In realtà è un disvalore, un po' come privato, la cui radice è privare. Invece uno degli obiettivi che ho perseguito musicalmente, ma poi che ho capito che è una bella cosa anche in generale nella vita, è proprio quello di comunicare le cose a più persone possibile, evitando i linguaggi criptici o elitari che ti rassicurano, ti fanno sentire particolare, ma che in realtà mostrano una grandissima debolezza. La cosa da fare invece è cercare di comunicare a tutti delle cose importanti, ed è una bugia quella che il pubblico vuole questo e al pubblico bisogna dare delle cose semplici. Non è vero. Io ne ho la riprova nella mia esperienza personale, cioè con i The Producers. Sempre per mettermi in difficoltà ho messo insieme da produttore altri 3 produttori e uno scienziato. Per un produttore che è abituato a entrare in uno studio di registrazione e dire si fa così, sei il capo assoluto, è un bel allenamento al dialogo mettersi insieme a altri 3 ego abbastanza sviluppati come il mio. Ti fa capire quali sono i tuoi confini, ti fa capire quali sono le cose meno importanti a cui puoi rinunciare e ti fa lasciare a livello creativo solo l'idea, la cosa più forte, più importante, per metterla insieme alle altre che saranno altresì importanti. Quindi ti fa capire anche quali sono i confini e dove finisce la tua libertà e dove comincia quella degli altri. Ma ritornando all'inclusività, la parte testuale
l'idea è stata quella di far diventare la scienza la parte testuale, per non parlare d'amore ancora per l'ennesima volta, ma per parlare di qualcosa di sostanziale, di filosofico, di, anche di quotidiano. Quindi il mio obiettivo, il nostro obiettivo è stato quello proprio di far sì che le persone vedessero un bel concerto, spero, insomma, siamo abbastanza grandi per averlo, per essere abbastanza sicuri. Uno esce, si emoziona, ma poi ha capito anche che cos'è il Big Bang, che cos'è la fotosintesi clorofilliana. E per finire, diciamo che vi parlo di una cosa che non c'entra niente apparentemente, che è il messaggio di Arecibo. Arecibo è un radiotelescopio in Sud America da cui è stato mandato 35 anni fa un messaggio verso i confini dello spazio. Questo messaggio in realtà è proprio una specie di grido: siamo qui per cercare vite extraterrestri. E da 35 anni l'uomo ha mandato questo messaggio che è un misto di linguaggio binario, termini scientifici, ma anche parti molto naif come il disegnino di un uomo, il disegnino del DNA. Perché vi parlo di Arecibo? Perché secondo me il riuscire a comunicare la cultura, io ho la fortuna di farlo attraverso la musica, ma in generale riuscire a comunicare è riuscire a comunicare alle persone a cui teniamo, ai nostri figli, è un po' il lascito che diamo alle generazioni future. E la cosa più importante che lasciamo alle generazioni future, secondo me, è che proprio questo nuovo modo di collaborare vuol dire che c'è un modo diverso di organizzare gli esseri umani, cioè che questo sistema non è l'unico sistema possibile. Grazie.